Si è tenuto oggi a Siena, nell'auditorium di Siena Biotech, il Toscana Life Science Day. Che cos'è il Toscana Life Science Day? Toscana Life Science è l'incubatore, come dire, il centro propulsivo anche del distretto toscano delle scienze della vita. E ovviamente è stato un giorno in cui le start-up che partecipano a questo incubatore si sono incontrate e soprattutto hanno incontrato il nuovo presidente Fabrizio Landi, in carica da pochissimi giorni. Credo che TLS sia una bellissima esperienza per me, ma anche per chi ci lavora. Il settore scienze della vita è un settore molto importante che può dare grandi prospettive a questo territorio, le ha già date. La storia di Scravo, che oggi si chiama Novartis, che domani si chiamerà Glaxo, lo dimostra, ma molte altre aziende. L'idea di fare una struttura che si occupi di incubare, cioè di favorire la nascita di nuove aziende, di giovani che si mettono in discussione con idee che nascono in università, nei laboratori e che provano a fare aziende in futuro. Toscana Life Science in 7 anni ha attratto nel territorio circa 50 milioni di euro, i dati sono tutti in incremento, il 3% dei finanziamenti, il personale è cresciuto del 15%, il fatturato è cresciuto da 2,2 milioni a 3,8. Sentiamo proprio su questi dati il direttore di Toscana Life Science, Andrea Paolini. I numeri che sono stati appena citati di TLS ci fanno ben sperare, in pochi anni abbiamo raggiunto dei risultati importanti non soltanto in termini di fatturato e di investimenti attratti che quindi vanno a dimostrare la qualità, diciamo, dei progetti su cui stiamo lavorando, ma anche gli altri che hanno una valenza più tecnico-scientifica e che ci descrivono anche quelle che sono le attività svolte da questi gruppi e da queste aziende. Ci sono dati molto incoraggianti dal punto di vista delle collaborazioni, dei brevetti che sono stati richiesti e ottenuti, di tutto quello che è l'attività che poi crea quelle reti di relazioni necessarie in un settore come il nostro per mantenere questi gruppi e queste imprese a livelli competitivi importanti.